Ciao ragazzi, vi faccio vedere come faccio la mia cremina, quella là per condire il pinzimonio, le verdure, ma anche ad esempio per metterla in una piadina, in un panino, un'alternativa sana alla maionese, alla salsa greca fatta in casa, molto semplice e naturale, anche dietetica. Io la faccio con questo qua, ragazzi, mia sorella piace di più così, è vero? Sì, è molto meglio. È molto meglio. Poi potete fare anche con lo yogurt greco o lo yogurt insomma normale. Con questo qua che è vegano perché è vegetale, è di soia, viene molto molto più leggero e a me piace di più È più così. Più digeribile, mi piace digeribile, molto. leggera, un sapore molto delicato. Però vi ripeto, anche con lo yogurt greco spesso la faccio, quello là bianco e viene buona O con lo yogurt ugualmente. bianco magro. Sì, esatto. E comunque la vado a versare qua dentro e di solito ne preparo anche un po' in più e poi la metto tipo in un contenitore, tipo questi qua, e la metto nel frigo, la conservo nel frigo perché comunque si conserva anche per qualche giorno in frigo e poi magari la potete mettere per condire, vi ripeto, tutto quello che volete, anche un tramezzino, qualsiasi Anche sugli cosa. hamburger di soia, Ah, per bravo! renderli più buoni. Qualsiasi cosa diciamo un po' secca, voi ci mettete questo qua, spezie, e io ci metto per esempio questa qua che è aglio e prezzemolo. E ci vuole un po' di aglio, insomma, aglio secco e cipolla secca, mettetecelo perché sono buoni. Poi ci metto un po' di finocchietto che mi piace tantissimo, poi ci metto un po' di pepe, Un poco, non un po' troppo. di pepe ci vuole, poi ci metto un po' di sale rosa dell'Himalaya, questo qua, un bacinino, poco poco, non tantissimo. poi ci metto un po' di aneto. Non ci fate caso, queste ci attacchiamo noi, le cose che spesso li compriamo spuse e poi mia mamma le mette qua dentro. E questo qua, l'aneto, ce ne vuole poco poco poco. Molto buono e comunque tutte queste spezie le trovate anche al supermercato. Poi io abbondo sempre, come sapete, ne basterebbe anche uno o due. Poi metto anche l'erba cipollina, questa è biologica, è buonissimo. Che è anche ottima perché anche le cipolle e aglio sono buone. Potresti anche mettere un po' di aglio, diciamo proprio tritato. Però insomma, meglio evitare che vuoi il Un po' fiato. controproducente avere Un l'aglio po' così. pesante per il fiato, vabbè. Poi ci metto anche un po' di limone, un goccino goccino di limone premuto, ecco qua, che per dare un senso di Acido alla acido alla salsa. salsa, perché questa qua di soia, a me piace tantissimo questo yogurt di soia, però è molto delicato, Non è quindi molto no. acido. Invece se ad esempio mettete lo yogurt greco, potete anche non metterlo il limone perché già insomma è acidulo. Poi ci metto il nostro amato olio extravergine d'oliva. Ecco qua, e la nostra salsa è pronta. E vedete com'è buona, è buonissima, ad esempio accompagnata da delle verdurine. Eccole qua, come queste, tutte tagliuzzate a julienne, così. Ed è buono, 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 semplice, veloce, leggero e anche vegano in questo caso, eh. Spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande, mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete mi piace e al prossimo video, ciao! Ciao! Ciao anche da Nancy, eh! Ciao ciao! Buono! Adoro! Io voglio la carota!